Ciao, vediamo come poter creare uno sfondo mantenendo l'ombra del soggetto di un'immagine, proprio come in questo modo, liberamente mantenendo l'ombra che in questo caso appare nella parte bassa dell'immagine. Questo ci permette di essere completamente autonomi e di poter gestire liberamente sostanzialmente lo sfondo di qualsiasi immagine, creando uno sfondo a tinta unica da poter riutilizzare per le nostre grafiche. Andiamo a vedere come. Dopo aver caricato l'immagine nella nostra area di lavoro, naturalmente assicuriamoci che l'ombra sia effettivamente ben visibile, in questo caso appunto è l'ombra della gamba di questa danzatrice che si definisce nella parte bassa dell'immagine. Andiamo subito a duplicare il livello originale, dopodiché andiamo a nascondere il primo livello e agiamo sul livello copia. Andiamo nella parte alta del menu, quindi il menu selezione, soggetto, e andiamo a definire una prima selezione del soggetto. Dopodiché facciamo uno zoom in avanti o con l'iconcina della lente di ingrandimento oppure con la combinazione di tasti Alt più Scroll del mouse e con lo strumento selezione rapida, magari con una punta di dimensione di 5 punti, andiamo ad affinare meglio la selezione. In questo modo sto andando ad aggiungere la selezione, infatti qui nella parte alta del pannellino dinamico sono in modalità Aggiungi selezione. Qui invece devo andare a togliere la selezione, quindi seleziono l'iconcina sottrazione selezione e vado a togliere. Bene, ora che abbiamo perfezionato la nostra selezione, con lo strumento selezione attiva, nella parte alta, quindi nel pannellino dinamico, andiamo a cliccare su selezione maschera. Si aprirà il relativo pannellino relativo al perfezionamento della selezione. Qui andiamo a scegliere come modalità di visualizzazione cornice tratteggiata oppure sovrapponi, in modo da poter vedere tutti gli eventuali ulteriori miglioramenti alla selezione che andiamo ad applicare in diretta. Lasciamo pure cornice tratteggiata, dopodiché facciamo un clic all'esterno, torniamo su rilevamento bordo. Qui possiamo aumentare un attimino il raggio di definizione della selezione, magari applichiamo anche il raggio avanzato, eventualmente possiamo andare leggermente a sfumare il bordo della selezione in modo che la selezione sia un pochino più morbida, chiaramente la selezione del soggetto, eventualmente andare a dare dei contrasti se il soggetto è particolarmente vicino ad altri elementi all'interno della scena o eventualmente spostare il bordo della selezione più all'esterno più all'interno se abbiamo necessità appunto di raffinare la selezione in questo senso. Andiamo a decontaminare i colori in modo da preservare l'entità cromatica della selezione e chiaramente come output, cioè come livello di destinazione, scegliamo nuovo livello con maschera di livello. Clicchiamo su OK e voilà, viene generato un nuovo livello con la maschera di livello della selezione attiva. A questo punto andiamo a selezionare il livello sfondo copia che abbiamo nascosto. Poi ci spostiamo nella parte bassa dei livelli di regolazione, apriamo il relativo menu e clicchiamo su tinta unita. Ora andiamo a dare un colore allo sfondo che potrebbe essere questo, oppure potrebbe essere questo grigio. Diamo l'OK. Ora ci spostiamo sul livello sfondo copia con la maschera della selezione attiva e con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND più J andiamo a fare un duplicato del livello. Torniamo sul livello primo, con il tasto destro andiamo a selezionare la maschera e poi a eliminarla. Poi sempre con questo livello selezionato andiamo sul riempimento che si trova nella parte alta del pannello livelli e lo spostiamo verso il 45-50%. Poi ci spostiamo nella parte bassa e aggiungiamo una maschera. Ora andiamo a selezionare lo strumento pennello, mi raccomando facciamo in modo che il colore di primo piano sia nero. Con il tasto destro sull'area andiamo a selezionare come pennello tondo morbido, mi raccomando la punta abbastanza grande, questo dipende anche dalla grandezza dell'immagine e dalla risoluzione, comunque sostanzialmente un pennello di queste dimensioni andrà bene. Andiamo quindi a cancellare tutte le parti dell'immagine che non contengono l'ombra del soggetto selezionato, come in questo caso, lasciando appunto soltanto evidente l'ombra. E vediamo qui giù. A questo punto posso andare a fare doppio clic sul livello di regolazione tinta colore e andare eventualmente a modificare il colore di sfondo spostandomi qui nella barra verticale della tavolozza dei colori, aggiungendo quello che è il colore più incline in questo caso. Bene, ora che abbiamo applicato la maschera, cancellato tutte le parti, eccezione dell'ombra, con il livello selezionato ci spostiamo sul menu dei metodi di fusione e andiamo ad applicare un menu moltiplica, in modo che il passaggio dal livello superiore al livello inferiore, quello che contiene il colore dello sfondo, è più leggero e graduale. Ora possiamo andare a fare doppio clic sulla tavolozza e cambiare il colore di sfondo in modo che sia perfettamente naturale e integrato, soprattutto viene preservata l'ombra del soggetto selezionato. A questo punto non ci resterà che andare su File,
esporta, salva per web, per salvare la nostra immagine per il web, magari scegliendo un formato che potrebbe essere JPEG 100 o PNG. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!